Giorno post seconda dose di Pfizer e sto una crema. Ho solamente un po' di dolore al braccio, ma niente di che per quanto riguarda febbre, mal di testa, non ho avuto niente di niente. Quindi posso ritenere veramente soddisfatto. Pure gli altri ragazzi stanno abbastanza bene, quindi oggi una bella gita fuori porta. Mitico 500. Tec. Ah. Si sente prima il rumore e poi si arrivi te. Sarà un lusso fare un viaggio in 500 in 5. No, più che altro io con la spalla così, la 500 è una tortura guidarla, non c'è il servo sterzo. Sarà tipo la macchina dei clown questa qui. Sarà bellissimo. Non è mai stata così piena questa macchina. Mi dispiace 500, ma sei troppo piccola. Change di macchina. Here we go. Sei? Let's go to Lago del Coccodrillo. C'è un coccodrillo lungo 6 metri, lì da 200 anni. Ti mangia. Che fatica. Fanno male le zampe di pollo. Mi fa male una chiappa, non so se è dovuto al vaccino. Quella lì è la casa del mago che toglie il malocchio. Mi sa che ti serve, Giacomo. Non so. Emorroidi. Che belle, mi erano mancate queste scampagnate fuori porta. Ah, te sguazzi già come un maiale nella melma. Io piscio. Ok. Sì, guarda che bell'ambientino. Uno che piscia, un invalido. Ma io così. Che vacanza. Oh, godi? Pezza, è fresca, È freddina. Ok, andiamo nel mezzo del lago. Supereroe. Comunque c'è la sbugma nel fondo. L'unico problema è che sono un po' disabile a nuotare perché la spalla del vaccino mi fa male. Vabbè, nuoterò cagnolino. Dietro questo lago c'è pure la leggenda che tempo fa ci liberarono un alligatore lungo 8 metri. Forse è vero, forse no. Lo scopriremo oggi. Ok, torniamo nel nostro accampamento perché si è fatta la scelta. Come va il vostro pertugio? Oddio. No, non è vero, cioè potrebbe essere più comodo, però vabbè, non vede niente. Quindi amici miei, buon appetito a tutti. Io mangio come romani. Edo si è cimentato nella talea. No, no, ma mettilo. Io me ne torno nel mio mondo. Sono catafratto. Panda. Adesso voglio andare esattamente al centro del cratere e vedere com'è l'acqua sotto. Secondo me è nera. Sarà terrificante. Sono sopra il centro del cratere. E questo è quello che vedo. Vi immaginate se da un momento all'altro dal nero uscisse il coccodrillo? Sarebbe bellissimo. Non riesco a compensare, quindi non riesco a scendere. Ciao ciao lago dell'accesa. È stato bello perdersi nelle tue profondità. Le mie? Sì. Ho fatto un'intera giornata al lago prima ancora di fare un'intera giornata al mare. Roba strana. È strano anche che Giacomo mi abbia superato e vada più veloce di me. Oh, buttiamo per terra Edo, buttiamo Edo nel fossetto. Edo! Verdetto per questa giornata al lago? Ma per me... sei. Anche per me sì, per me sei mezzo. Sei, sei mezzo. Allora speriamo che questa piadina... sia migliore. Sì, si passa direttamente alla cena. Sono le 10 di sera e noi stiamo sanguinando. Quindi niente, buon appetito a tutti. Sciabolate.